Buonasera, ben ritrovati come tutti i lunedì sera con Anteprima Dilettanti per Dire. Insieme a noi in anteprima, poi anche nella prima parte di Dilettanti per Dire, è tornato a trovarci. Quest'anno non era ancora stato nei nostri studi. Il presidente del Gozzano Fabrizio Leonardi. Ciao Fabrizio. Ciao Daniele, ovviamente un cordiale saluto a tutti gli amici a casa. E invece debutta perché non era mai stato con noi il mister dell'Accademia Borgo Mayor Giuseppe Fiorito. Ciao mister. Ciao, grazie, benvenuti a tutti, grazie. Grazie a te di essere qui. Insomma, entrambi siete un po' abbacchiati perché ieri due prestazioni, non so se forse peggio quella del Gozzano, che insomma ha perso 3-0 nettamente, l'Accademia invece a Verbania se l'è giocata, specialmente nel primo tempo. Mister, poi Fabrizio. Beh, sicuramente abbiamo affrontato una squadra in salute, una squadra che ha una forte identità, ragazzi forti. Io la prima volta che li incontravo e mi hanno fatto un'ottima impressione, ha degli ottimi giocatori. Come hai detto tu, al primo tempo ce la siamo giocata, abbiamo giocato un buon calcio e anche loro, è stata una bella partita secondo me. Poi nel secondo tempo, dopo il loro gol, noi ci siamo un po' disuniti. E lì il Verbania ha consolidato e ha meritato di vincere. Ne parlavamo prima a telecamere spente, ministro, poi lo chiedo anche a Fabrizio, no? Ti ha sorpreso l'ambiente ieri di Verbania, perché 500 spettatori, un bel clima. Mi ha sorpreso il senso di appartenenza che hanno mostrato i ragazzi in campo. La qualità del gioco e anche la loro voglia di vincere. E in questo sicuramente noi dobbiamo prendere d'esempio questa squadra. E questa partita ci deve servire per colmare quel gap che noi in questo momento abbiamo. Loro sono una squadra molto più esperta della nostra. Cioè, se voi fate la media degli anni, noi abbiamo 19 anni e 6 mesi come media di squadra. Quindi è una squadra molto, molto giovane, molto abilmente l'ambiente, i fumogeni, il tifo può aver determinato qualche piccola crepa da un punto di vista Psicologico. caratteriale, emotivo, che nei primi 15 minuti si è vista, però poi dopo penso che la mia squadra abbia fatto un buon primo tempo, un buon primo tempo. Potevamo anche andare in vantaggio, ma anche loro. Poi nel secondo, effettivamente, dopo il gol ci siamo disuniti. Fabrizio, cosa non ha funzionato ieri per il tuo Gozzano? Mentre parli ci vediamo anche le immagini, poi Intanto, abbiamo Guido. sì, intanto mi è piaciuta l'espressione senso di appartenenza, è una cosa comunque anche oggi difficile da ritrovare nei nostri campionati. Cosa non ha funzionato e che cosa ha funzionato? Siamo all'ottava giornata e in questo momento prendiamo atto di una brutta sconfitta, ma non ci facciamo sicuramente la testa. Se mi permetti, sono venuto in trasmissione al di là dell'amicizia che ci lega perché avevo dato una parola e per me non è certamente facile commentare una giornata così, però sono venuto volentieri perché mi sono rammentato proprio per strada di un episodio che è accaduto ai primi di ottobre dell'anno 2020. L'anno famoso del Covid in cui c'era incertezza sulla ripresa dei campionati, anzi poi quei campionati si sarebbero interrotti alla fine di ottobre, a metà dicembre avrebbe ripreso solo la Serie D e tutti gli altri campionati sarebbero praticamente rimasti al palo, tranne l'eccellenza fino a tarda primavera e mi ricordavo che la prima giornata il Gozzano non la giocò con il Casale perché c'erano Covid, sì. sì, Covid eccetera eccetera da parte del Casale, la seconda 4-1 con il Vado, la terza una partita dominata con la Lavagnese ma persa per 3-2. Come andò a finire quella Un po' da stagione? metà campo, certo. Sì, una brutta sconfitta che forse quella situazione, quella circostanza aveva lasciato più amaro in bocca rispetto a ieri. E quindi è vero che la scaramanzia non aiuta, però a volte aiuta anche. Crederci non è bene, non crederci probabilmente è anche un male. Quindi sono venuto volentieri perché vorrei replicare, non dico quella stagione, sappiamo tutti come si è conclusa,
ma quantomeno la rimonta del Gozzano verso posizioni che merita di occupare e che sicuramente occuperà. E sono convinto che questa squadra gli manchi solo la scintilla dell'episodio favorevole per poter decollare in questa stagione. D'altronde non vinci a Sanremo o a Pinerolo dando spettacolo se non hai qualcosa. Ieri è stata una giornata storta, ne prendiamo atto e andiamo avanti. Anche perché è un campionato particolare questa Serie di quest'anno, no? Cioè... è ancora tutto da decifrare, sembra che l'Alcione possa dire la sua, però ci sono anche altre squadre ambiziose che sono al momento attardate. Ripeto, siamo a 11 partite dalla fine dell'andata, c'è ancora tutto il mercato di dicembre, c'è tutto il girone di ritorno, siamo solo all'inizio, come dico sempre, stanno ingiallendo ma non sono cadute le foglie, poi dovranno ricrescere in primavera e solo allora potremmo dare dei giudizi. La sensazione è che sia un campionato equilibrato e difficile. Ecco, è caduta invece, è stata cambiata la panchina del Novara, non c'è più Buzzegoli, come sempre lo aveva anticipato sul sito, sulla voce, il nostro Guido Ferraro, che dovrebbe essere con noi come tutti i lunedì. Ci sei, Guido? Sì, terzo cambio, abbasso un po' l'audio. Sì, bravo Guido. Terzo cambio nel girone del Novara, ha cambiato anche il Fiorenzuola ieri dopo 6 sconfitte in 8 partite, l'ultima venerdì 4-0 in casa col Lugano, esonerato Andrea Molinari dal secondo esonero dopo quello della passata stagione, anche loro i mesi alla Triestina, il promosso dalla primavera Francesco Turrini con la collaborazione dello storico capitano Ettore Bulgheri, classifica sul fondo molto delineata, Alessandria che pur deve recuperare una partita, Novara, Fiorenzuola, Nagiana 4 partite in casa, 4 sconfitte, quella di ieri dolorosissima con la Provercelli, prima completa di Mustacchio, che è professionista. Guido, abbassa ancora l'audio, che ti sentiamo malissimo. Se abbassa ancora non mi sentite. No, prova che così... Sono al minimo dell'audio. Così meglio, bravo. Prima tripletta in carriera di Mustacchio, Provercelli che arriva entrato la terza vittoria consecutiva e in zona playoff, mentre per quanto riguarda il Novara è ufficiale da oggi l'arrivo di Giacomo Gattuso, come è stato l'esonero di Buzzegoli, penso che fosse un po' nell'aria. Il Novara in 4 partite in casa ha perso un punto a fatica con la Giana, anche se il pareggio della Giana è arrivato all'ultimo minuto, però ha perso col Trento, ha perso con la Propatia, ha perso soprattutto l'ultima sconfitta con l'Arzignano, è stata quasi un segnale di arretratezza che il presidente Ferranti ha ritenuto a questo punto di dover cambiare. Sotto un certo punto di vista è anche vero che allora il presidente Ferranti continua a credere fermamente nella sua permanenza in questa società e vuole fare di tutto per mantenerla nei professionisti, che pure purtroppo ha solo 3 anni di vita, e quindi sta pagando un po' l'inesperienza che forse non hanno società da anni abituate a soffrire, come la Professo, come la Gianna, come la Pergolettese, come la Propatria. Parlavo appunto in questi giorni con il direttore Di Battista e dice: è vero che si chiama Novara, però è una società nuova, e quindi sta un po' pagando anche su questo aspetto, secondo il mio punto di vista. Te la faccio secca la domanda, Guido. Siamo al 15 di ottobre oggi. 4 punti in 8 giornate, nelle prossime partite 3 match complicati contro le prime. C'è il rischio che il Novara possa arrivare al mercato di dicembre con una situazione disperata? Non è il problema del mercato di dicembre. Lo scorso anno la Virtus Verona aveva 7 punti dopo 13 giornate, è arrivata quinta. La Prosesto aveva 3 punti dopo 7 partite, è arrivata quarta. Se hai la squadra non è un problema, come diceva Fabrizio prima, ricordava il Gozzano del Covid che fece una grande rimonta, però giocava, se la memoria non mi tradisce, lui è sicuramente afferrato di me perché è anche più giovane di me, e giocava a Caiodè, mi pare, il Gozzano, che adesso gioca in Serie A nella Fiorentina, giocavano Silla che stava facendo gol nella Vispesaro, Allegretti, uno dei più forti attaccanti in categoria. Il Gozzano era un Gozzano fortissimo, io lo dissi allora, e se andiamo a giocare a Cella
vatti a vedere di quel contano quanti giocatori adesso sono nei professionisti, no? Quindi evidentemente Bianconi anche sì, certo, Mallecco. Quando si diceva che quel contano era nettamente più forte degli altri, l'ha dimostrato sul campo vincendo il campionato, ma poi molti di quei giocatori oggi sono protagonisti, uno addirittura in Serie A è considerato tra i più forti esterni della Serie A e molti altri giocano nei professionisti. Non mi pare che invece, per tornare al discorso del Novara, che abbia una squadra competitivissima per fare una grande rimonta, capisci? E poi l'allenatore incide molto in queste squadre, perché Matteo Andreoletti, che adesso è secondo in classifica nel girone C, un girone complicato col Benevento, dove oggi, poche ore fa, il Crotone ha esonerato Lamberto Zauli, ha promosso Aniello Parisi, lo scorso anno nell'Under 17 del Pinerolo, che era già nello staff dei pitagorici. Cioè, 2, 7, 8, 9 partite non sono un problema se hai pochi punti, diventano un problema se hai pochi punti e non è una squadra competitiva, perché quella Virtus Verona, questo anno, che fece una rimonta pazzesca, e molti giocatori ce li giocano ancora adesso, a cominciare da Casarotto, che probabilmente al mercato di gennaio andrà in Serie A e Serie B, perché ha pensionato la squadra della massima serie, e 2 anni fa giocava in Eccellenza, ha fatto 28 gol nel Montecchio Maggiore. Cioè, Gigi Fresco, che è presidente, allenatore, direttore sportivo e fa tutto di questa società, dove è scritto un grande staff di collaboratori, pesca giocatori anche nell'Eccellenza e in Serie di Veneta, ha 3 giocatori che giocavano alla Luparense nell'Est e fanno titolari in Serie C, però sono inseriti in un contesto dove c'è Juanito Gomez, dove c'è Manfrin, dove ci sono giocatori di esperienza. Il Novara, secondo me, sono proprio mancati gli over della passata stagione. Urso ha giocato poco, Bonacosti ha giocato poco, ma se non giocano poco, io non penso che l'allenatore, tu ne hai uno, se un giocatore lo vede bene in allenamento la domenica lo fa giocare, perché non è che gli ha trombato la sorella, la moglie, la figlia o l'amante che non ha, capisci cosa voglio dire? Cioè, se il giocatore è bravo, l'allenatore lo fa giocare, se il giocatore non lo fa giocare, se gli manca di rispetto, gli dà 2 schiaffi, però alla fine lo fa giocare, capisci? Cioè, Ranieri si fa portare, era il capitano del Novara, su cui Novara aveva costruito il centrocampo e si fa soffiare il posto da ragazzi del 2003-2004. Io, se fossi Ranieri, capitano del Novara, ma al posto dovete ammazzarmi per portarmelo via, capisci? Cioè, mister, sei d'accordo con quello che dice Guido? Beh, non è sempre così, però come si fa a non essere d'accordo con Guido, dai? Non sempre è così, però. Non sempre è così, cioè... Uno deve mantenere anche una certa disciplina all'interno dello spogliatoio, perché non è solo un giocatore, tu ne hai 20-22 in qualsiasi livello, per mantenere una certa continuità, un certo rispetto anche non solo nei confronti dell'allenatore, ma anche nei confronti della società. Cioè, il giocatore deve avere... Poi è chiaro che ogni carattere, ogni giocatore ha il suo carattere, ha la sua esuberanza e non puoi trattare tutti allo stesso modo. Però c'è il rispetto, c'è in ogni famiglia, in ogni gruppo. Quindi non solo nella figura dell'allenatore, ma anche nella figura della società, dei tifosi, della squadra. E poi quella confusione che c'è stata, Guido, secondo me non ha fatto benissimo, no? Arabi sì, arabi no, compri qua, compri là, Champions League, insomma... Però forse permettimi che faccio una precisazione. Io non ho detto che Fiorito parla di mancanza di rispetto. Io dico che se un giocatore è bravo, chiaramente se non ti manca di rispetto... L'allenatore serve, il direttore serve a quello a metterlo in riga, se bravo deve giocare, ma se tu confermi dei giocatori di 27, 28, 30 anni, ne ha confermati 8 il Novara, no? E questi giocatori poi a uno gli consegni la fascia da capitano, l'altro Bertoncini gli dice che deve essere il perno della difesa, e questi giocatori devono essere loro a trainare i giovani, da sempre, non può essere il giocatore del 2004 che trascina quello del 93, del 94, del 95, capisci cosa voglio dire? Io intendevo dire questo, il discorso arabi sì, arabi no, io non ho mai scritto degli arabi perché ero convintissimo che non avrebbero mai preso il Novara, perché chi viene a fare le passerelle a 29 di agosto nell'amichevole con la Caronese che fa fare le foto non ha intenzione di comprare le società, le società tu hai lì un presidente, prima ti acquistano e si fa il closing e poi si dice ho comprato il Novara e fai la conferenza stampa e annunci che l'hai comprato, gli arabi si sono fatti della pubblicità del tutto gratuita la faccia dei novaresi. Andando in Serie D, Guido, hai già parlato del Gozzano, abbiamo questa RG Ticino che ha ottenuto la prima vittoria esterna,
Non so come andrà a finire il discorso del ricorso, se hai delle novità. Il Varese si dice tranquillo, no? Correggimi se sbaglio sul discorso del ricorso per il portiere. E poi questo Borgosesia che 1,5 punti di media, cioè sono 12 in 8 giornate. Un flash sia su Borgosesia, sull'RG Ticino e anche sulla questione del ricorso, Guido, se hai delle novità. Sì, tranquillo, dicevi ormai è morto. Non so se conosci un tranquillo. Io nella vita non sono mai stato tranquillo, perché chi è tranquillo non va lontano. Io credo che l'RG Ticino vincerà la partita a Taurino 3-0, perché il giocatore non era preparato per il Varese, potrei sbagliarmi. Borgosesia, gli obiettivi positivi si sono sprecati, perché è una società che da anni, anche se ieri ha avuto un pizzico di fortuna, su 1-0 l'Alba ha sbagliato il rigore, i due gol sono due certezze della squadra Langarola, e Zio Biassi, proprio per Borgosesia che da anni facendo veramente qualcosa di straordinario, con l'età media tra le più basse delle sue 166 squadre della Serie D. Per cui, però, come ha detto giustamente Fabrizio, che ha i capelli bianchi come me, è troppo presto, dopo 8 giornate, dare dei giudizi affrettati. È chiaro che l'Alcione è partito per vincere, ha avuto un incidente di percorso a Varese, questo è il vuoto, andare a vincere 5-0 a Sanremo è un segnale forte. Se i milanesi non verranno fermati nelle prossime 7-8-9 partite, cioè almeno in chiusura il giorno d'andata, rischiamo di assistere a un campionato come il Sesti Levante nella passata stagione, che prese il Largo e non andò più nessuno a prenderlo, perché ieri ha vinto la macchina, due attaccanti in primo tempo, è una rosa completa. Mercoledì li andrò a vedere in Coppa Italia a Carono per Tusella contro l'Arconatese, ma sarà una partita farlocca, perché loro lasciano riposo 6-7 giocatori, l'Arconatese giocherà con la Juniores, e quindi capisci che la Coppa Italia l'hanno messa da parte perché puntano decisamente al campionato. Ti faccio l'ultima domanda, Guido, visto che abbiamo qui Fiorito, un tuo giudizio sull'Accademia, sul progetto giovani dell'Accademia. Ma meno male che ci sono società che hanno un presidente giovane che ha cambiato radicalmente il modo di fare calcio, un direttore sportivo che è rientrato con grandi motivazioni a autunno. Io credo che l'Accademia, a me mi tocchi un po' il cuore, perché io da ragazzino andavo a piedi da un'educazione a Borgo Manero a vedere il Borgo Manero. Non è accademia, non è accademia, è Borgo Manero. Guido, quindi, ci va anche il mister. Va bene, Guido, sono felicissimo. Guido, ci va anche il mister a piedi, perché ha visto come è in forma Fiorito, quindi mi ha detto che va Vergiate, vicino Vergiate a Borgo Manero di corsa, perché è in formissima. Neanche in bicicletta, attualmente, lascia perdere. Ma tutti a parte, credo che l'Accademia Borgo Manero e l'Oleggio, secondo in classifica con tanti giovani, siano due società che stanno dando modo, insegnando un modo di fare calcio. Chi investe tanto e poi magari è sul fondo della classifica, questo senza polemica nei confronti di nessuno, però sono due società che a oggi 16 ottobre 2023 meritano solo applausi. Poi il tempo dirà se questa linea verrà mantenuta, ma già il fatto che sono nelle posizioni medio-alte della classifica, lanciando dei giovani, è un modo innovativo di fare calcio. Se mi permetti, un po' quello che sta facendo il Tuzano e il Borgosesia in Serie D, e ho citato quattro società virtuose in questo momento che fanno bene a questo calcio che riceviamo. Grazie Guido. Ciao Guido. Poi alla prossima, buonasera a tutti. Ciao Guido. Ci vediamo ovviamente lunedì prossimo con Guido, mister e poi presidente. Vi hanno fatto piacere le parole di Guido, cioè Accademia Gozzano insieme ad altre società virtuose, cioè tu sei al primo anno a Borgo Manero. Indubbiamente, quando il primo incontro che ho avuto con la società è stato un incontro dove abbiamo stabilito già come doveva essere il nostro percorso. Poi strada facendo l'abbiamo modificato un po', cercando di coinvolgere molto di più alcune fasce d'età dove secondo me vengono trascurate. Però ci sono dei bei giocatori che magari solo perché escono dalla D, 2002 non era più fuori quota, 2003 era al limite, però ci sono dei bei giocatori dove magari non sono stati protagonisti perché purtroppo vengono trascurate, queste età vengono trascurate, però io li conoscevo e quindi conoscendo questi ragazzi ho detto alla società se era disposta a fare questo tipo
di campionato. Anche se scommessa non si dice. No, no, beh, scommessa no, secondo me non è una scommessa perché la qualità dei giocatori c'è. Poi è chiaro che fare 22 giocatori dove l'età media, ripeto, su 465 squadre di eccellenza è quella più bassa, e questo è un orgoglio per la società, è chiaro che bisogna arrivare poi a fare un campionato da protagonisti o comunque dove tu confermi che i giovani ci stiano e che comunque hanno la qualità sia tecnica, tattica, ma anche caratteriale per fare un campionato. Ti aspettavi già questo? Cioè, tu mi direi di sì, però il Farano sta stupendo un po' tutti. Era un'incognita, all'inizio era un'incognita. Poi un'incognita, cioè la curiosità di non c'è un 99, il più vecchio è un 2000, quindi cioè, ho due 2000 e poi 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ed è stata una piacevole, come dire, non scoperta ma una conferma che quello che avevamo in mente di fare si può sviluppare. È chiaro che non puoi pensare di avere una continuità di risultati come domenica è successo. Si deve avere pazienza. Ecco, il segreto, poi lo chiedo anche prima a te, poi al Presidente, con i ragazzi, con i giovani, avere pazienza, dare la possibilità a loro di sbagliare, perché altrimenti se non sbagliassero non sarebbero magari in Serie D, sarebbero da altre parti. Siete d'accordo? Sicuramente la pazienza, il lavoro, tanto lavoro sul campo e poi cercare di metterli nelle condizioni di rendere per le loro qualità, per le loro caratteristiche. Purtroppo certe volte il giovane viene messo in una zona di campo dove magari non rispecchia le sue qualità, le sue caratteristiche principali. E questo secondo me limita molto poi il ragazzo, anche lo fa rendere bravo nella crescita, anche nella sua sicurezza in campo, perché gioca in una zona di campo dove lui non è abituato, o comunque dove anche a livello fisico fa fatica, invece bisogna farli giocare nella loro. Poi è chiaro che, come hai detto te, bisogna avere pazienza perché possono sbagliare. Domenica scorsa a Lice Castella abbiamo preso un gol su un calcio di rigore dove un'ingenuità del 2005 la prossima volta non lo farà più, però è chiaro che queste ingenuità vanno limitate. Si deve mettere in conto, certo. Fabri? Sì, non nascondo, anzi, sotto la luce del sole, che è la filosofia del Gozzano, quella della gioventù. In particolar modo quest'anno, dove sono cambiate certe normative, il Gozzano ha investito sul settore giovanile, a una collaborazione con l'Accademia del Talento, è andato a selezionare anche giovani interessanti perché crede nel vivaio. Quando, parliamoci chiaro, per la nuova normativa sarebbe meglio dire lasciamolo perdere il vivaio e pensiamo alle prime squadre se riusciamo. Per cui sicuramente andremo avanti su questa strada, che non è una strada facile, perché è molto meglio vincere i campionati, è molto meglio essere in vetrina, diciamo così, ostentare le prime posizioni come un grande lavoro. In realtà il grande lavoro è anche sul settore giovanile, sul selezionare i giovani, sul farli crescere e, come diceva giustamente il mister, non solo da un punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista materiale, morale, di crescita umana. E questo è veramente un compito difficile per la società, difficile per i tecnici, per gli allenatori. Ci deve essere un substrato favorevole, a Gozzano c'è. E i frutti verranno, cioè nel senso che questo no... Non l'ho detto, perché ti ho detto prima che non so se la scaramanzia porti bene, si debba accettarla, portarla avanti, o se si debba lasciarla da parte e dire che insomma non va bene. Io non sono un miscredente da un lato e dall'altro non sono troppo credente nella scaramanzia, quindi non ti do risposta. Ma quanto ci spero. È importante anche Fabrizio, poi andiamo in pubblicità e torniamo dopo con la puntata, quanto è importante avere una continuità tecnica, no? Il mister diceva giustamente, quando si parla di progetto bisogna avere il coraggio di iniziarlo e finirlo un progetto, poi si può cambiare dopo che l'hai finito il progetto. Lui è arrivato quest'anno a Borgomanero e hanno cominciato un progetto. Voi il progetto l'avete già cominciato da qualche anno
con una nuova guida tecnica, con Schettino che sta al terzo. Certo, con Schettino, ma anche e soprattutto con la guida tecnica, parliamo di chi seleziona questi ragazzi e dà un indirizzo alla tecnica proprio della società, come il direttore generale Lesina, come il direttore sportivo Giacomo 19, anche il team manager Iari Bellardita è parte integrante del nostro progetto, sono persone importanti e la continuità è essenziale, proprio per quell'humus di cui parlavo prima. E poi quest'anno avete anche, siete tornati un po' a investire con la comunicazione, insomma in 30 secondi? Ma non si poteva investire più di tanto nel momento in cui c'era il Covid, in cui c'era un certo tipo di transizione. Adesso sicuramente abbiamo migliorato anche questo aspetto, il che è positivo, così almeno tutti sanno che cosa sta facendo il Gozzano, le iniziative del settore giovanile e la crescita anche di questo movimento. Perfetto, allora adesso andiamo in pubblicità, chiudiamo qui Anteprima Dilettanti per Dire e poi torniamo con la puntata sempre con Fabrizio e con Mister Fiorito. Quindi a tra poco. Rieccoci dunque con la puntata vera e propria di Dilettanti per Dire. Come avete visto in anteprima, con noi ci sono il presidente del Gozzano Fabrizio Leonardi, che risaluto. Ciao Fabrizio. E io ti risaluto e risaluto gli amici a casa con grande piacere. E risaluto anche il mister dell'Accademia, Mister Fiorito. Ciao mister. Ciao, grazie, ciao. Dunque, abbiamo parlato già di Serie D, facciamo una cosa, andiamo anche a sentirci con le immagini dei gol, le parole di mister Carobbi dopo la vittoria, la prima in trasferta della RG Ticino, 2-0 sul campo del Chieri. Sentiamo le parole del mister e mentre parla le immagini dei gol. Mister, serviva trovare punti in trasferta, serviva tornare al successo e oggi ci siete riusciti. È soddisfatto della prova della sua squadra? Sì, sono soddisfatto perché prima di tutto dovevamo vincere e l'abbiamo fatto meritando, dopo un primo tempo fatto molto bene, dove secondo me meritavamo di andare in vantaggio con due gol di scarto almeno. Poi al secondo tempo, come sempre, facciamo un po' più di fatica, perdiamo un po' di distanze, ci complichiamo la vita in alcune situazioni, però diciamo che al di là dell'episodio della traversa che abbiamo concesso sull'uscita di Simon un po' così, dopo non abbiamo rischiato, però dobbiamo gestire meglio i momenti caldi della partita, lì ancora dobbiamo migliorare, però bene, oggi era importante era vincere, non abbiamo nemmeno subito gol. E quindi avanti così, ci deve dare grande fiducia, grande consapevolezza questa vittoria per il proseguo del nostro cammino. Sì, insomma il risultato è rimasto in bilico fino alla fine, però appunto dal punto di vista della gestione si vede già qualche passo avanti. No, sì, il risultato è rimasto in bilico fino alla fine, però ripeto, a parte quell'episodio, grossi rischi non abbiamo corsi. E soprattutto il primo tempo abbiamo avuto il palo di Maltoni, il salvataggio sulla riga, forse due o tre volte sulla riga da parte dei loro giocatori, altre situazioni, abbiamo gestito bene la palla. Il secondo tempo dobbiamo migliorare nella gestione dei momenti caldi della partita e lì siamo ancora un po' indietro, ci facciamo un po' intimorire da quei momenti e invece dobbiamo essere un po' più padroni della situazione, però vabbè, si fa parte del percorso, miglioreremo, l'importante è capire e vincendo probabilmente capiamo meglio e riusciamo a lavorare meglio anche su questi aspetti. La RG Ticino può provare a vincere il campionato, mister e poi Fabrizio, cioè è una delle due o tre competitor vere dell'Alcione, mister e poi Fabri? Ma sì, visti i risultati di adesso penso che abbia tutte le carte in regola per farlo, però come ho detto prima il presidente sono ancora a 8 giornate presto per fare un'analisi un po' più concreta e un po' più reale, almeno il girone di andata bisogna finirlo. Ecco, è un dato, mister, poi lo dico anche a Fabrizio. Cioè la RG Ticino ogni partita parte con un gol sicuro, due, cioè nel senso della squadra che segna caterve di gol. Beh, sicuramente ha una condizione psicofisica molto molto importante adesso, ha una qualità che gli permette di arrivare più frequentemente in zona gol, quindi io non parlerei solo di attaccanti, io penso che abbia una fase offensiva importante, abbia una qualità importante che porta
la squadra avversaria a passare più tempo nella sua tre quarti difensiva e quindi ha più possibilità di prendere gol su giocate o corner, punizioni. Questo è un merito della squadra che si alza, che gioca nella metà campo avversaria, non concede ripartenze, quindi non è solo quando una squadra fa tanti gol, è merito di tutta la squadra. Certo. Fabri? Ma, come ho detto prima, ripeto, siamo solo all'inizio, ma io credo che per la qualità della rosa, l'esperienza di certi giocatori, l'RG Ticino potrà essere protagonista e niente mi sorprenderebbe se a un certo punto magari non c'è più l'Alcione in vetta alla classifica e c'è l'RG Ticino. Ripeto, siamo all'inizio, ma ci sono tutti gli ingredienti per un campionato da primatori per quello che riguarda i ticinesi. Ecco, sai che stiamo già organizzando, pensando alla cena natalizia, no? Dobbiamo ancora individuare il luogo perché stiamo vagliando con l'amico Gianluca Varallo. Non sono ancora cadute le foglie. Non sono ancora proprio cadute le foglie. Però stiamo già lavorando per la cena natalizia. E cosa farai quest'anno come premio? Vabbè, sai che noi facciamo sempre un solo premio, non me ne vogliono gli altri, ma l'unico premio che diamo è quello in memoria di Alberto Lesina. Non so se vuoi già annunciare tu chi sarà. No, non tocca a me, anche se la persona che stai per dire è una persona che per il Gozzano è fondamentale, come lo era e lo è tuttora Sergio Bracchi, che è stato recentemente premiato, però insomma la persona che stai per nominare è importante. L'orologio, perché è un orologio rosso-blu con la scritta che ricorda Alberto Lesina, quest'anno sarà dato a Sergio Zanetta, prima lo volevo dire quando abbiamo parlato di comunicazione, perché Anita Zanetta è quella che si occupa della comunicazione nel Gozzano. Poi però insomma non volevo interferire con i piani del papà e allora a questo punto va bene, abbiamo annunciato, questa è l'unica vittoria mister che sappiamo prima di Natale, campione d'inverno Sergio Zanetta. Sì. Sergio Zanetta sappiamo che, ripeto, non me ne voglia nessuno, ma quello che ha dato al calcio nei rapporti umani ad Alberto credo che sia stato unico in questi 20 anni. No? E quindi, ed era una persona che Alberto per medico, apprezzava tantissimo, sto parlando di Sergio Zanetta, che era apprezzato tantissimo da Alberto Alesina, apprezzava tutti, apprezzava anche e soprattutto lui. Do una coltellata al mister sportivamente parlando, perché gli faccio rivedere le immagini servizio relative. Siamo in eccellenza alla vittoria della Verbania 2-0 contro l'Accademia di ieri. Vediamo noi servizio. Andiamo a prenderci un caffè, mister, non soffriamo. Tanto ormai sono passate quasi 24 ore. Alia Iacta Est, ecco, ci vediamo un po' il servizio relativo al Verbania che ha battuto appunto 2-0 l'Accademia. Il Verbania sfrutta al meglio il doppio turno casalingo. Dopo la vittoria di domenica scorsa contro la Licese, la squadra di Nicolini si impone per 2-0 anche sull'Accademia Borgomanero e inizia a respirare aria ad alta classifica. Altro stop invece per l'Accademia, che gioca alla pari per larghi tratti della partita ma finisce per cedere alla distanza. La prima palla gol è del Verbania, siamo all'11esimo e sugli sviluppi di un calcio di punizione Piraccini riesce a scodellare al centro per la testa di Ferrari, che spedisce però alto. Reazione immediata del Borgomanero, pericoloso con Albini che, sempre di testa, sfiora la rete del vantaggio. Ottimo il riflesso di Angelucci a salvare la sua porta. La partita è molto vivace, con continui ribaltamenti di fronte e occasioni da entrambe le parti. Al 18esimo ci riprovano i biancocerchiati, con una punizione di Tettamanti che coglie il palo a Salina battuto. Verbania chiama, Accademia risponde. Al 35esimo grande spunto di Gioria sull'out di destra e palla messa al centro che attraversa pericolosamente tutto lo specchio di porta. Nessun calciatore ospite riesce però a intervenire e la difesa del Verbania libera senza troppi patemi. Due minuti più tardi i padroni di casa danno vita a un bel contropiede spinto da Davì, che serve Antonioli largo a destra. Il numero 5, senza dubbio tra i migliori in campo, entra in area, sposta la sfera, elude l'intervento di un difensore avversario e conclude largo d'un soffio. La ripresa si riapre con in campo gli stessi 22 del primo tempo. Al quarto minuto il Verbania passa in vantaggio. Gran palla di Antonioli per Davì, che si mette in proprio e lascia partire una conclusione che si insacca all'angolino senza lasciare scampo a Salina. L'Accademia non ci sta e al decimo va vicino al gol del pareggio. Imbucata di Coadio, sponda aerea del non entrato Gazzetta e conclusione di prima intenzione di Zani, che sfiora il palo e si perde sul fondo.
Da questo momento in avanti, per lunghi minuti, le squadre si fronteggiano a viso aperto senza riuscire a creare occasioni degne di nota. Al 29esimo i padroni di casa tornano a creare pericoli dalle parti di Salina, con Ferrari che di forza entra in area di rigore e serve Tettamanti tutto solo al centro. La conclusione a botta sicura del capitano biancocerchiato è però deviata in corner dall'intervento di un difensore avversario. Al 35esimo arriva il meritato raddoppio biancocerchiato. Cross al centro di Tettamanti, dalle retrovie arriva Piraccini che con uno stacco imperioso insacca di testa per il 2-0 Verbania. Finisce qui, Verbania batte Accademia Borgomanero per 2-0. Mister, cosa ha avuto di più il Verbania ieri, anche se l'hai un po' detto prima? Non voglio ripetermi, però ha una qualità dei giocatori che in questo momento ha dimostrato ieri di essere superiore al Borgomanero per buoni minuti della partita. L'ha messa in pratica, aveva un'identità e un'appartenenza che purtroppo ha fatto pesare e si è visto. Poi guardando le immagini, io non ho rivisto tutta la gara, però sicuramente noi potevamo fare l'1-1 e magari sarebbe cambiata la partita. Se tu hai visto adesso quel gol, puoi non fare in area piccola, bisogna farlo quel gol. Poi la partita, gli episodi sono fondamentali. Loro hanno sbloccato la gara dopo 5 minuti del secondo tempo e quindi secondo me quello poi ha contribuito fortemente allo sviluppo della gara degli ultimi 35 minuti. Se avessimo pareggiato subito molto probabilmente sarebbe cambiata anche la partita, però io penso che Verbania abbia meritato di vincere. Se ci vediamo la classifica, lo chiedo a tutte e due, se ce la rivediamo, uno potrebbe rigirarla perché, mi spiego, tutte quelle che sono a destra erano le grandi favorite. Allora, Pro Eureka sono 2 anni che vuole fare bene ed è a destra. La Pro Novara lo sappiamo, il Bulle Belinzago voleva i playoff, lo Stresa Vergante era una delle candidate per vincere il campionato, anche il 7° del mio amico Mario Gatta, un pensiero nei playoff ce l'aveva fatto. È vero che sono passate 7 giornate in eccellenza, sei, sono poche, però è una classifica un po' al contrario, mister, no? O sbaglio, poi lo dico a Fabrizio. L'Olegio e la Scaris non le vedeva nessuno la seconda e terza in classifica. Sicuramente. Verbania quarto neanche. Sono due realtà, l'Olegio e la Scaris, che hanno in questo momento dimostrano di essere squadre e di avere qualcosa in più degli altri. Io penso che una partita la puoi vincere perché hai un episodio, due, però quando sono 6 partite vuol dire che hai qualcosa. Quindi alla fine poi la qualità, il gruppo, anche la società è importante. Fabri? Sì, quello che mi sorprende più di tutti è l'Olegio. Voglio essere onesto, perché non pensavo che potesse recitare, soprattutto in queste prime giornate, un ruolo così da leader. Poi vado ad analizzare la squadra, so chi è l'allenatore, so chi è il presidente, conosco l'ambiente e dico no, ci sta, perché ad Olegio lavori bene, perché i giovani li lanciano sempre nel modo giusto e con puntualità. E quindi anche è una sorpresa conferma. Il lavoro di Sandro Testa è stato importante. Ecco. Ci sono tanti ruoli importanti, tra cui anche quello di Testa, sicuramente. Però, come dicono in Sicilia, il pesce puzza sempre dalla testa quando... Ma era Napoli o Sicilia? Ma a me hanno detto in Sicilia. Comunque, nell'Italia borbonica, diciamolo così, tanto non voglio... assolutamente essere frainteso, no, perché dopo mi tacciano di altre cose, è un detto dell'Italia meridionale, il pesce puzza sempre dalla testa, però si riconosce la freschezza dall'occhio del pesce, nel senso che ci sono delle qualità. E voglio dire, l'occhio di Fernando Foglio su quella società è importante, da anni e anni e anni che con serietà porta avanti un team che ha sempre rispecchiato la sua sportività, la sua competenza, il suo modo sapiente di fare calcio. Quanto vi ha sorpreso, a te da presidente e al mister da allenatore, i cambi in panchina, che insomma 3 cambi in panchina nelle prime 6 giornate, tra l'altro panchine importanti come quella dello Stresa Vergante, come quella del Belinzago e come quella della Pro Novara,
insomma, non so, Fulmine e Cessirena, l'abbiamo detto lunedì scorso, non sono stati, però la tempistica è stata molto anticipata. Bisognerebbe essere dentro quelle cose e a quelle realtà per capire il perché di certi movimenti che a volte dopo poche giornate possono sembrare intempestivi. Guido diceva prima, ci vuole pazienza a volte per ottenere dei risultati, ma altre volte possono anche essere tempestivi. Non sappiamo qual è la realtà, quindi non so che giudizio Mister. Esprimere. Sì, beh, condivido, le realtà bisogna conoscere per capire quali dinamiche ci sono all'interno dello spogliatoio e quali rapporti ci sono tra allenatore, direttore e società. Però è chiaro che io voglio difendere un po' la nostra categoria e penso che quando una società a luglio, a giugno sceglie un allenatore, sa cosa sta portando a casa. Direttore, presidente, fanno la squadra, poi dopo quattro partite non puoi mettere in discussione l'allenatore perché vuol dire che comunque hai sbagliato qualcosa a te. Come fai a scegliere un allenatore e poi dopo quattro partite lo mandi via? Se hai fatto le cose insieme, se hai condiviso il progetto, tra virgolette, ecco dov'è il progetto, poi che alla fine non conta nulla e contano solo i risultati. Dov'è il progetto? Dopo quattro partite cambi un allenatore. Allora vuol dire che già all'inizio non avevi fiducia. Se te hai fiducia nel lavoro che fa sul campo, sul suo curriculum, su quello che ha dimostrato fino a due mesi prima, allora sono solo i risultati, quindi smettiamola di parlare di progetti e diciamo se vinci sei bravo, se perdi sei scarso e se perdi ti caccio via. Questa è la, purtroppo, il nostro ambiente. Uno o lo accetta e si mette in gioco, altrimenti si fa da parte. Secondo te Boulé, Pronovare, Stresa hanno, alla luce anche del cambio, la possibilità di rientrare in un certo tipo di discorso o no? Perché io non sono così convinto, l'ho detto, perché secondo me comunque 10-12 punti iniziano a essere un gap importante, soprattutto quando non vedi dei cambiamenti immediati, cioè nel senso che poi magari mi sbaglio, Stresa ho tanti amici, però la vedo dura che lo Stresa possa ambire a vincere questo campionato, meno 12, meno 9 dalla seconda, meno 8 dalla quarta, insomma, iniziano a essere un pochettino tantini i punti di distacco, lo Stresa e anche la stessa Pronovara. Boulé non partiva per vincere, partiva per provare a fare i playoff. Pronovara e Stresa Vergante partivano per vincere questo campionato. Ma io penso che ci sono circa 80 punti ancora in palio e quindi con 80 punti uno può avere la possibilità di rientrare. Anche perché se guardiamo la classifica, il Volpiano, che secondo me è un'ottima squadra, ma nessuno pensava che a questo punto fosse in testa. Delle squadre di testa, penso che quella più attrezzata sia la Biellese e il Verbania, perché il Verbania ha dimostrato di avere una squadra solida, e quindi le altre squadre, compreso noi, ci troviamo là in quella situazione, meritatamente, come tutte le altre, però penso che a livello di organico Pronovara, Boulé e Stresa abbiamo le qualità, senza lasciare la Pro Eureka che ci abbiamo giocato ed è molto ma molto forte. Ci sono i margini per rientrare, vincere non lo so, però per rientrare a fare i playoff... Quello sì, i playoff sono 7 punti, cioè 5-6 punti. Vincere, come hanno, in questo momento la vedo dura che una di queste tre squadre possa vincere il campionato, io sono sincero, secondo me. Vediamo. No, di solito io li dico i pronostici perché mi piace farli, no? Poi ma è giusto, perché poi dico sempre una cosa, cioè i giudizi si danno istantanei, cioè non si può dire ad oggi 15 maggio la stagione dello Stresa è fallimentare, magari al 30 di aprile è straordinaria perché vince il campionato, ma altrimenti non si dà mai mezzo giudizio. Ad oggi, ripeto, 15-16 di ottobre, non maggio, di ottobre, il Boulé Bellinzago e la Pronovara hanno deluso, appunto. Cioè, Hai visto che ho il cornetto, sì, ho visto che anche qui ritorno su certe cose scaramantiche. Però è la verità. Ma sì, siamo effettivamente... Ho capito Fabrizio, all'inizio. Però se uno parte bene dici che parte difficile. Bene. Se fa schifo devi dire che fa schifo. Cioè, oggi,
oggi diventa difficile pronosticare un girone di ritorno, soprattutto di vertice. Adesso l'andata non penso neanche che... No, Fabrizio. Però saremmo ipocriti, se dicessimo che al 16 di ottobre... In questo momento c'è stata... delusione, normale, ci sono state dei cambi, è anche sfociata nei cambi, per l'amor di Dio. Adesso... poi magari ci sarà anche a dicembre, visto che hai menzionato prima, chi magari ha già cambiato l'allenatore e poi magari cambia anche mezza squadra. Vorrei aggiungere, mister, poi sentiamo l'intervista. Che è importante avere dietro, come ha detto il presidente, la testa che abbia la capacità di capire a che punto è e se c'è spazio per rientrare, perché la società ha in mano di più, insieme all'allenatore, l'humus, certo. Io, la mia squadra, io, la società è consapevole che noi puntiamo a vincere. Io ho una squadra forte, giovane, e possiamo vincere noi. Questo è un messaggio chiaro. Ma sicuramente, perché... cioè, io non vedo tutti questi grandissimi campioni nelle altre squadre, sono tutti ottimi giocatori e il Verbania ieri ci ha dimostrato cosa si può fare con certe qualità. Oh, Verbania, quando lasci Borgomeno ti vogliono, perché hai elogiato Verbania. No, è vero, cioè, ma io penso, spero di essere obiettivo. Io penso di avere una squadra molto forte, giovane, che può fare vincere con tutti, purtroppo è giovane e ha delle qualità che deve migliorare. Il Verbania ieri ha dimostrato che ha queste qualità che in questo momento noi pecchiamo. Ti faccio sentire le interviste dopo Verbania Accademia Borgomanero. Il Verbania ha sfruttato al meglio questo doppio turno casalingo dopo la vittoria di settimana scorsa con la Licese, un'altra vittoria oggi contro l'Accademia Borgomanero. La settimana scorsa avevi detto di non essere del tutto soddisfatto del gioco espresso dai tuoi ragazzi nonostante il risultato. Puoi confermare questa sensazione oggi o sei magari più soddisfatto? No, oggi sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Secondo me abbiamo fatto la partita che ho chiesto, perché secondo me dobbiamo fare uno step in più. Oggi abbiamo affrontato una squadra forte, una squadra di categoria che gioca a calcio e chiedeva una prova di maturità, e secondo me oggi i ragazzi sono stati veramente bravi, quindi sono contento ovviamente del risultato ma anche della prestazione. Il prossimo turno vi metterà di fronte allo Stresa Vergante, una partita che per te è ovviamente speciale. Come hai intenzione di prepararti per affrontare la tua ex squadra? Guarda, adesso mi godo onestamente questa vittoria e poi da martedì penseremo alla partita con lo Stresa. Ovviamente non nego che è una partita diversa dalle altre, però dobbiamo andare avanti nel quello che dico sempre, i nostri obiettivi sono quelli di salvarci il prima possibile, però i ragazzi stanno credendo nel lavoro che facciamo, sono disponibili a lavorare, per un allenatore è fondamentale, quindi faccio i complimenti a loro, è una vittoria sicuramente meritata e sono contento per loro. Oggi purtroppo è arrivata una sconfitta al termine però di una partita che avete giocato per larghi tratti alla pari. Secondo te cosa è mancato per fare il risultato qui a Verbania? Penso che loro l'abbiano voluto di più e quindi hanno vinto e meritatamente, hanno fatto una grande partita. Ai primi 20 minuti, 25, ci hanno completamente messo sotto a livello di gioco e poi siamo riusciti a uscire noi nel finale di primo tempo, abbiamo avuto qualche occasione poi per subito dopo l'1-0 per pareggiarla, non abbiamo concretizzato e loro hanno trovato il 2-0 che poi ci ha segato le gambe, quindi penso che abbiano meritato la vittoria oggi. Il prossimo turno vi vedrà contrapposti a un'altra delle grandi di questo campionato, una Biellese che ha iniziato invece il campionato macinando punti, oggi solo un pareggio per loro. Come arrivate a questa partita e con che armi pensate di mettere in difficoltà questa formazione? Noi proveremo a metterla ovviamente sul gioco, proveremo a fare la nostra partita e loro sono secondo me la squadra più forte del campionato, però penso che faremo di tutto per metterli in difficoltà. Ah, questo foglio bianco, no? Non è bianco perché c'è la scaletta, però per cosa firmereste per la tua accademia e per il tuo Gozzano? Prima lui, Sì. Lui l'ha già detto. Che cosa? Io... cioè non firmeresti per i playoff, tu vuoi provare a vincere? Sì, 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 io penso che questa squadra possa meritare le prime 4-5 posizioni.
Quindi i playoff li firmi, mister? Sì, sì, sì. Ok. Fabrizio. Il tormentone è stata la scaramanzia. Ti ho fatto vedere il cornetto, adesso tu mi chiedi firmare che cosa. Io non firmo niente perché sono convinto di tante belle cose per il Gozzano, quindi non le firmo. Lasci in bianco questo foglio. Ah, un assegno in bianco, come si suol dire, una garanzia, perché ho piena fiducia in quello che farà il Gozzano. Come si vince, come si ferma la Biellese, mister, domenica? Loro davanti penso che abbiano l'attacco più forte della categoria. Sono una squadra solida, hanno un punto più di noi, quindi dobbiamo essere bravi a prepararla bene, soprattutto anche a livello mentale, caratteriale, perché ci sarà da soffrire. Non puoi pensare di avere la palla 90 minuti su 90, quindi nei momenti in cui loro sicuramente davanti sono molto bravi l'uno contro uno, dobbiamo cercare di limitarli, di non fargli vedere molto la profondità e soprattutto cercare di raddoppiare quelle zone di campo dove sicuramente loro ci porteranno a giocare, perché le qualità e il loro modo di giocare, penso che giocheranno 4-3-3, quindi là davanti questi tre sugli esterni avranno la qualità per poterci mettere in difficoltà. Noi dobbiamo cercare di limitarli, di fargli arrivare più palloni sporchi possibili e di non li mettere in condizione di creare tanti uno contro uno. Mister, mister presidente, match casalingo. Dovrei essere tifoso in questo momento e quindi dovrei ovviamente fare il tifo per il... No, dico per il tuo Gozzano. Ti ho appena detto che non dico niente, c'è una partita difficile, ho nominato Lavagna di 3 anni fa la prima volta e quindi ti ho già detto tutto, come Totò a Peppino De Filippo o viceversa in Totò a Peppino e la mala femmina. Grazie Fabrizio. Grazie a te e grazie agli amici a casa che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi. Grazie mister. Grazie a te dell'invito. E in bocca al lupo sia a Gozzano che all'Accademia Borgomanero. Adesso pubblicità, poi torniamo qui con Le Tanti per Dire. E rieccoci dunque per la seconda parte di Tanti per Dire. Non so se li avessi annunciati prima o no, vabbè, li vedete adesso, gli ospiti. Roberto Chiaravalotti, ciao Roberto. Ciao Daniele, buonasera a tutti. E Luca Lepiani, difficile non vederti Luca. No, sei in forma, ciao Luca. Beh, buonasera a tutti. Tra l'altro sei in forma come la tua Juve Domo, che io lunedì scorso ho detto attenzione alla Juve Domo, attenzione alla Juve Domo. Lo dico qui questa sera, secondo me la Juve Domo può vincere il campionato. Secondo me la Juve Domo è più in forma di me. Secondo me puoi vincere il campionato, lo sai? Ne prendiamo atto. Sei d'accordo con me o no? L'ho scritto anche a Michael lunedì sera. Allora, io penso che è una buona rosa e sicuramente può giocare un bel campionato. Sai benissimo che negli ultimi 2 anni abbiamo fatto... siamo partiti insomma da lontano, abbiamo fatto fatica, i giovani crescono, qualche risultato in campo incomincia a vedersi. Da lì a vincere il campionato, vincere è sempre difficile, vediamo. Al gran ballo ci siete, posso dire così? Ci stiamo togliendo delle belle soddisfazioni, qualche giovane cresce, qualche bella prestazione viene fuori e siamo contenti insomma. Roberto, al gran ballo ci sono anche loro? Beh sì, secondo me sì. Poi vabbè, io simpatizzo, tra virgolette, per Michael Nino soprattutto, e poi per la società, per il Domo, sono di Domo, quindi dico, spero che facciano un campionato di vertice. Poi di vincere, l'ha detto anche Luca, non è facile, perché non è mai facile. Ci sono altre squadre, secondo me, attrezzate per arrivare a vincere il campionato, e bisogna vedere poi tante cose, anche gli infortuni, le problematiche che hanno tutte le squadre durante l'anno. Sicuramente, come ha detto Luca, hanno una buona, io lo dicevo prima, hanno una buona rosa e poi tante cose devono andare nella stessa direzione. Poi Roby, anche Luca, io l'ho detto, non ci sono, è un dato di fatto, il Briga e il Cossato di 2 anni fa e il Bulle e la Pronovar dell'anno scorso in questo campionato di promozione. Non ci sono due squadre che sono nettamente più forti delle altre. Luca fa così con la spalla. Dai, no, visto che fai così, no, la spalla subito te, dai. No, prima lui, che è giusto che risponde lui.
fai così con le spalle. Perché le rose sono scritte, i componenti della società sono sotto gli occhi di tutti. Dire che il Briga non è una delle favorite... No. Ho detto che non ci sono... No. Come due anni fa Briga e Cossato, che hanno dato 20 punti alla terza. Sicuramente non daranno 20 punti alla terza, ma se leggo i nomi dei giocatori della squadra del Briga, fammi dire che qualcosina hanno vinto. L'esperienza per vincere, la voglia di vincere, la maturità per vincere un campionato, quei giocatori ce li hanno e qualcuno dei miei giocatori non ce l'ha. Stavo pensando all'allenatore del Briga come felice. Sì, gli ha messo pressione. Gli ha messo addosso un carico. Ma no, ho parlato di rose, ho parlato di esperienza, non ho parlato. Sai di cosa ha detto prima? Tu siete arrivati prima? Fiorito ha detto una cosa a proposito del Verbania. Ha detto quello che l'ha stupito ieri a Verbania è stato vedere 500 spettatori, ma vedere il senso di appartenenza dei giocatori del Verbania per il Verbania. È un po' quello che state facendo anche voi a Domo, sperando che magari anche il pubblico si torni un pochettino ad appassionare, che si è un po' aumentato? Sì. Stiamo lavorando in maniera diversa come società. E qualche risultato incomincia a vedersi. È importante. Noi però dall'altra parte paghiamo il fatto che in prima categoria ci sono tante squadre nell'Interland, fammi definire, di Domodossola, e ti assicuro che se gioca Varzese Crodo, dico Varzese perché c'è qui Roby, 50 persone vanno a vedere Varzese Crodo, non vengono a vedere la Juve Domo, che magari gioca contro una squadra di Biella. E non puoi giocare di sabato allora? Stiamo anche scegliendo di fare queste robine qua, questi anticipi. Così posso venire anch'io qualche volta. Ma sì, guarda, te lo anticipo. Col Ceversama giochiamo di sabato, quindi... Quando è? Tra? Tra due sabati. Non questo, il prossimo. Sarà il 21? No, di 28. Più. Sì, 27, 28. 28 alle? 18 e 30, 18. 18 e 30. Sai che c'è un appuntamento per me irrinunciabile sabato sera alle 21, non lo sai qual è? Quale che gioca con le mani. Ah già, è vero che anche voi giocate con le mani in 6. Ah già. 5. Ah 5. Ci sono due arbitri, 3 in Serie A. Avete anche i cambi. Mamma voi. Mia. In 6. Hai fatto apposta o non sapevi che giocavi in 6? Non è uno sport. Certo, sto scherzando. 5, no, 6 la pallavolo. 6 più 1, 7. Vi ho confusi. Ascolta, fai le 3. Gioca le 3 così le 3 riesco a venire. No, non decido io, Daniele. Mamma mia. È davvero così come ha detto lui che se gioca la Varzese o se gioca... Diciamo di sì, perché quando ti capitano due o tre partite magari in contemporanea la domenica, un po' di campanilismo, nel senso chi è del paese va a vedere la squadra del paese, almeno io vedo a Varzo, non dico che tutti andrebbero a vedere a Domo, però 5 lì, 5 di qua, 5 di là, effettivamente, cioè, prima categoria, seconda categoria, quest'anno ci sono tante squadre su che a loro, diciamo, da quel lato lì possono portare via degli spettatori. Com'è il tuo progetto alla Varzese, sei contento? Parlare di progetto non è facile. Perché mi è rimasto in testa che ne parlavamo prima sia con Leonardo ma soprattutto con Fiorito, questa parola progetto che è un po' ridondante, no? Secondo me è anche fuori luogo in certi contesti, nel senso che sai, pretendere delle cose a livello di prima categoria secondo me è sbagliato. Cioè uno fa un anno, fa il suo lavoro, sta con dei ragazzi all'interno di una società, poi a fine anno si tirano le somme e si valuta il tutto. Perché poi l'esperienza mia mi ha insegnato che stare troppi anni in un posto non va mai bene. Da ambo le parti, non voglio fare polemica, però da ambo le parti. È più facile che tu torni in promozione che il Torino prima o poi vinca un derby? Bella domanda perché penso che è più facile che... Tu torni in promozione. Che torno io in promozione. Fatto apposta, vecchio. Lo sapevo. Ecco cuore granata. Allora, il Bavino è la favorita numero uno invece, che poi ce la vediamo, Luca? No, per me no. Per te è il Briga, ho capito che è il Briga. Ah. Il Baveno ha il giocatore più forte della categoria, che secondo me è fuori categoria. Che è Sar. Sei d'accordo o no? Sono d'accordo. Io ho detto che fa 30, più di 30 gol in questa stagione. Siamo già 4, 5, 8 più 2, 2 forse, 7, 7, 8. Sì, sì, non sbaglio. Ho detto 30, più di 30. Ieri ha preso il palo. Non c'è il Baveno con uno da 30 gol. Ma era una buona squadra perché ieri poi aveva fuori 5 giocatori. Ma io l'ho visto in amichevole. Pastorelli, Cabrini, Sar che è entrato dopo.
c'era fuori un altro anche ieri. Però detto quello che dicevo prima, che non è facile, poi vedi, ti basta una partita 5 assenze, sono però, tanti, infatti 5 assenze vinci 3-1 dominando la partita. Però se ti capitava col Briga 5 assenze? Ah certo, quello fa la differenza, quando hai le assenze, quando hai le assenze. Ma come brilla, lui è carico, eh? Ma non sono carico, Daniele, ti ho detto, io non... Leggo le rose e vedo la storia dei giocatori, perché poi la storia dei giocatori è fondamentale. Come diceva prima giustamente Roby, se non subentrano fattori come infortuni o cose del genere, e quando hai gente come Asole in squadra, fare parto. Sai che è il mio preferito? Fare parto da solo. Io impazzisco, ma, per Asole in promozione e Namad in eccellenza. Ma non è una questione di gusti personali, i fatti parlano per loro. I fatti parlano per loro. È un giocatore che salta qualsiasi difensore in promozione. Sì, hai ragione, sono d'accordo, su questo sono d'accordo. Ma con Sottini avete fatto poi pace o no? Ma con Sottini non abbiamo mai litigato. No, lo so che tu hai fatto da paciere, me l'ho detto. Ma, no, ma non è, ragazzi, è calcio. Se quando un allenatore segna e non esulta, c'è un problema se non esulta. È quello il ragionamento. Vabbè, ti faccio vedere il Baveno, così sei contento di vedere Sarla. Vediamo il Baveno che vince. Festa doppia per il Baveno che torna al successo battendo 3-1 la Val di Lana Biogliese e torna in vetta alla classifica di promozione. La cronaca del match, primo tempo a senso unico, al 16° tiro di Garoni decisivo nel match, Bruscagin se la cava in corner in qualche modo, alla 19° occasione per Ceschi che però non riesce a trovare il vantaggio. Al 28° il sinistro di Ceschi viene assorbito dal portiere di casa. Al 36° punizione di Lamia, Bruscagin non perfetto mette in calcio d'angolo di pugni. Sugli sviluppi dell'angolo, Ramalo da pochi passi chiama ancora in causa l'estremo difensore ospite. Si chiude 0-0 il primo tempo. Nella ripresa dopo 3 minuti, bravo Ceschi a tenere vivo un pallone che sembrava perso, ad appoggiare indietro per Garoni che stoppa il pallone, si gira e fulmina l'incolpevole Bruscagin. Al 6° ancora Garoni sul filo della fuorigioco, bellissimo il colpo sotto di pregevolissima fattura, 2-0 per il Baveno. Al 26° a sorpresa dobbiamo dire arriva il gol che sembra riaprire la contesa, il destro a giro di Giglio sorprende Beltrami, 2-1 il vantaggio di un solo gol del Baveno. Dura però solo 5 minuti perché al 32° Sar ristabilisce le distanze, cross dell'inesauribile Ramalo, scatto e colpo di testa da parte di Sar, incolpevole anche nella circostanza Bruscagin. 3-1 Sar va vicinissimo alla doppietta e al 4-1. Al 39° il palo però ferma le sue velleità, finisce 3-1 per il Baveno. Quanto è poi anche importante volere vincere il campionato? Lo chiedo a te dirigente e a lui allenatore, mi spiego meglio. Secondo me la differenza in questi campionati la fanno anche le società alle spalle, che fanno capire a giocatori, allenatore e ambiente che lo si vuole vincere il campionato. Perché poi quando ci sono gli scontri diretti, quando c'è magari da giocare perché hai un piccolo problemino, dici no, voglio giocare perché vogliamo vincere il campionato. E invece cioè, dici ma sì, tanto gliene frega relativamente se vincono o non vincono, sto fuori. Cioè, quanto è importante anche... No? Dici no, secondo me sì. Ma no, secondo me un giocatore entra in campo sempre per vincere, non, al di là di quello che vuol fare la società. No, però ti ho detto una cosa diversa. Secondo me, a differenza di Rob, di quello che pensa Roby, io penso questo. Lui fa l'allenatore, io faccio il dirigente. Ci vuole un minimo di progettualità, perché il salto di categoria tra promozione e eccellenza è grandissimo. Lo stiamo vedendo adesso. Le squadre che l'anno scorso hanno dominato la promozione, quest'anno fanno fatica. E pensavano di vincere. E nonostante una grandissima progettualità. Cioè, il salto è importante. È quello che fa la differenza. Al di là della volontà dei singoli, io non ci credo che un giocatore entri in campo... I giocatori entrano in campo e vogliono vincere sempre, anche la partitella dell'allenamento, dove ci mettono l'euro perché è bello quello. Non quindi, dirlo quello! No, è bello quello, ma no, ma l'euro ce lo mettono tra di loro, non stiamo parlando di... No, era una battuta. Di quei viziati e annoiati che fanno quelle robe lì, dai, non paragoniamoli, noi siamo dilettanti. E per quello ti dico, è difficile avendo progettualità, però è la società che deve progettare... qualcosa in più per poter fare qualcosa in più, qualificarsi per poter fare il salto di categoria.
Assolutamente ci vogliono i giocatori, eh? Una buona società non è scritta da nessuna parte. Quello che volevo dire io, Robby l'ha capito, hai capito quello che intendevo dire? Ma no, secondo me sono tutti discorsi che partono da un obiettivo comune da parte di tutte e tre le componenti, società, giocatori e allenatore. Perché poi durante l'anno la volontà di una società la percepisci in tanti momenti della stagione. Quello che diceva Luca sui giocatori, giocano sempre per vincere, quindi sono quelli più facili da tirare a puntiamo a vincere. E poi l'allenatore deve metterci, tra virgolette, del suo, ma tutto poi parte da sopra. E quindi è una componente importante quello che la società vuol fare. Quanto incide un allenatore in promozione? In promozione? Sì. Ma io penso che è come in tutte le categorie. Perché io su questo qua dico sempre che un allenatore può fare o ottenere dei risultati se ha un materiale umano anche, non solo tecnicamente parlando, anche umano da parte dei giocatori. Poi in base a quello è ovvio che vedi dove puoi alzare l'asticella, dove puoi arrivare. Però è fondamentale il materiale che hai. Luca? Un 1% in più del materiale umano, perché confronto alla prima categoria è un altro gioco. Il fuorigioco in prima categoria è calcolato da una persona da solo in mezzo al mare, povero, contro tutti. Da noi invece c'è la terna, che per quanto ne possiamo dire noi dirigenti, allenatori e giocatori, comunque sono in tre e sicuramente sbagliano meno, ma è già importante. E per questo ti dico qualcosina in più del materiale umano. Perché anche qui, se guardo indietro, ho visto dei signori allenatori salvare delle rose e fare bene con delle rose, dove capisci che la mano dell'allenatore c'è. Non faccio nomi così non mi faccio amici e nemici, ma la storia racconta questo. Che hai avuto, adesso gliela faccio, perché chi è il miglior allenatore degli ultimi 10 anni della Juve Domo e il peggiore? Il migliore allenatore degli ultimi 10 anni della Juve Domo, devo dire per forza Morellini. E il peggiore allenatore della Juve Domo non te lo dirò mai. Dai, no, le iniziali non te lo dirò mai. Adesso vediamo se te lo faccio dirti, accetti le interviste di Baveno Juve Domo. La domenica perfetta, vittoria per 3-1, ritorno in vetta alla classifica da soli, difficile chiedere di più. Sì, è domenica perfetta, nel senso che comunque abbiamo fatto una buona gara, siamo tornati in vetta, si sa che comunque sono le prime partite, sarebbe bello arrivare alla fine del campionato in questa posizione di classifica. È normale che sta andando bene tutto, nel senso soprattutto secondo me il gruppo è un bel gruppo, stiamo lavorando bene serenamente. Ecco, penso che poi l'altro lato positivo per te sia una squadra che vince nonostante le tante assenze, insomma, che c'era in panchina, Sarca ha giocato 20 minuti segnando, però insomma nonostante le tante assenze siete assolutamente sul pezzo. Sì, infatti questa per me è la cosa più importante ed è un po' quello che io ho detto all'inizio dell'anno. Purtroppo capiteranno assenze per infortuni e per squalifiche e noi dobbiamo essere un gruppo di 20 giocatori, tutti e 20 giocatori che possono partire dal primo minuto, e me lo stanno dimostrando perché oggi ci mancano parecchi giocatori, Marchionini, Pastorelli, Cabrini, Sar, le assenze erano parecchie. Poi avevamo giocatori anche magari che non si sono allenati perché hanno avuto l'influenza, però c'è da dire che chi ha giocato ha fatto benissimo ed è per me questa è la cosa più importante, perché nell'arco di un campionato paga questo. O cosa non ha funzionato oggi? Abbiamo giocato contro una squadra che è nettamente più forte di noi, l'ha dimostrato sul campo. Noi non siamo stati abbastanza bravi nel primo tempo a ripartire come facciamo di solito, nel senso che loro ovviamente grandissima qualità e nel loro possesso palla noi non siamo mai riusciti a tenere posizione, a creare proprio la transizione positiva, quindi a recuperare la palla e andare in verticale con i nostri due esterni. Abbiamo partito un po' l'inferiorità in mezzo al campo, poi secondo me nel secondo tempo, quando anche noi ci siamo messi a tre, abbiamo iniziato a muoverla anche noi, dopo l'1-0 paradossalmente, dopo il gol subito abbiamo iniziato a giocare un pochino meglio anche noi, però ovviamente i valori si sono visti sul campo e è giusto, risultato giustissimo.
Mister, una classifica che tutto sommato credo che possa essere positiva, no? Voi siete una matricola, una squadra molto giovane, come si ottiene la salvezza? Lavorando tanto, cercando di non sbagliare gli scontri diretti. Dobbiamo, ecco, un dato importante, dobbiamo iniziare a fare punti anche in trasferta, perché in questo momento abbiamo 7 punti, di cui tutti e 7 fatti in casa. Quindi via dalla Val di Lana stiamo facendo un po' fatica a far punti, però ovviamente noi dobbiamo solo lavorare, stare uniti e continuare su questa strada che, ripeto, è positiva, il bilancio è positivo, quindi è ancora molto lunga, sono ancora 25 partite dove dobbiamo affrontarle col coraggio e la mentalità comunque di oggi, perché io sono orgoglioso dei miei ragazzi, oggi hanno fatto una partita contro una squadra fortissima, ma a livello mentale siamo stati sul pezzo fino alla fine. Prima di farti vedere la tua partita, se sei d'accordo con me, mia sensazione è anche che le squadre nella parte bassa della classifica possano competere con quelle più forti. Cioè, il Feriolo ha fermato il Trino, ieri ha pareggiato con la Roccia. Il Feriolo ha 2 punti ottenuti in 6 partite dal Feriolo, sono stati ottenuti contro la Rona, che è quarto in classifica, e contro il Trino, che fino a ieri era primo in classifica. Non lo so, Daniele, ho la buona abitudine di aspettare la fine del girone di andata, perché le partite bisogna giocarle, le squadre bisogna vedere. Però la terz'ultima ha già 6 punti, cioè tra la terz'ultima che ha 6 punti e la quarta che ne ha 11 che siete voi, ci sono solo 5 punti. Sì, sono d'accordo, i punti sono quelli, però se andiamo a vedere i gol segnati contano. E quindi vedo che ci sono attacchi, tante belle difese, ma i gol segnati sono pochi. Per vincere le partite devi fare almeno un gol in più degli altri. Roby? Però per vincere i campionati qualcuno dice è meglio prenderne pochi. Io sì, dico meno ne prendi, e magari gli attaccanti, come dicono sempre, ti fanno vincere la partita e le difese ti fanno vincere i campionati. Però quel discorso lì della terz'ultima, della penultima, ad esempio il Momo ha pareggiato con voi, è un discorso anche di atteggiamento, se quando vai a giocare contro la squadra più forte hai sempre qualcosina in più, questo in tutte le categorie. Non vuol dire quindi che non ci siano diversità di valori, però è ancora un po' presto. Io dico sempre, lui diceva metà campione di arrivare alla 15ª, e io dico che dalla 10ª in su comincia a avere una come se c'è una classifica con una fisionomia particolare. Sì. Adesso è un po' presto, secondo me, poi cioè io la penso così, ma negli anni sono tutte cose che poi impari negli anni ed è così. Mentre, vabbè, me l'ha detto e non lo dico che è l'allenatore più scarso della Juve d'Omo, però me l'hai detto nell'interno, non lo dico, ti faccio vedere la partita, la vittoria di ieri col Trino. Termina 2-1 per la Juve d'Omo, che batte il Trino e lo raggiunge in classifica e si issa al secondo posto della graduatoria. Andiamo con la cronaca, al 3° minuto punizione di Cabrini, Civiero para, al 5° i Granata vanno in vantaggio, discesa di Tasin, mette in mezzo Carassiti, infila il gol del vantaggio. Al 15° gli ospiti pareggiano, discesa di Bici, mette in mezzo Verniasco tutto solo, infila un gol facile. Al 26° i Granata sono vicini al vantaggio, cross di Van Zan per Soncin che viene anticipato all'ultimo. Granata molto sfortunati, possiamo dire, perché perdono per infortunio nei primissimi minuti sia Yeboah e al 36° anche Capitan Soncini è costretto ad alzare bandiera bianca. Non succede più nulla e termina la prima frazione. La ripresa si apre al 7° minuto, Tasin vince un rimpallo, calcia palla fuori. Al 19° discesa di Ferrera, centro area calcia e il portiere di ospite respinge. Al 24° ancora i Granata che hanno solo il secondo tempo. Ferrera per Petagine che al momento della conclusione viene anticipata. Al 26° gli sforzi dei Granata vengono premiati. Carassiti spara da fuori area un bolide che si infila sotto il 7. Al 32° ospiti vicino al pareggio, cross dalla destra di Bruniera, Bruniera aggancia e Bleve si supera. Termina così 2-1 per i Granata. Dunque stavamo discutendo anche di Ossolani in giro per il mondo, possiamo dire così. In giro per l'Italia. In giro per l'Italia, spasso con te. C'è una canzone che fa così, cantiamo con il cuore. Questa è la canzone. Vuoi vedere anche le interviste? Sentire più. Ascoltare. Dai, faccio ascoltare anche le interviste di Matteo Labella dopo la vittoria vostra 2-1 ieri. Michael, partiamo dall'inizio, se sai qualcosa anche delle condizioni, di qualcosa, le prime analisi, poi presto di Soncini e Yeboah e poi parliamo della partita.
Non sappiamo, vediamo, è l'unica nota dolente della giornata e non lo so, forse sono due stiramenti, due contratture, non lo so, vediamo, faranno l'ecografia in settimana e vediamo. Ecco, partendo dal presupposto che questa squadra è falcidiata dall'infortunio, ieri mi hai detto una partita difficile, però l'avete resa facile, una prestazione secondo me perfetta, soprattutto nella ripresa, e alla fine se si pareggiava questa partita non spaccavi tutto, ma qualcosa facevi. Sì, hai detto bene, nel senso che abbiamo fatto una gran bella partita, i ragazzi sono stati, la perfezione non c'è, però siamo stati giusti tutti a livello mentale, a livello proprio atletico, a livello di atteggiamento e tutto, quindi hanno fatto una grandissima partita, si meritavano di vincere una partita importante, la prima in casa contro una signora squadra, e quindi sono veramente contento per loro. Ecco, due vittorie consecutive, è agganciato il trino, comincia a guardare alto o lo guardi la classifica giornata per giornata? Adesso domenica si va contro il Valduggia. Sì, domenica si va contro il Valduggia, è una partita insidiosissima, difficile, ti dico no, noi guardiamo giornata per giornata, ho detto ai ragazzi che se abbiamo questo atteggiamento qua ne perdiamo poche, dobbiamo essere bravi a mantenere questa testa qua e a essere così, così cattivi agonisticamente parlando. Ma guarda, primo tempo è stata una partita dove loro sono andati subito in vantaggio, noi abbiamo un po' reagito, abbiamo trovato sto pareggio e diciamo che secondo me è stato un primo tempo equilibrato, secondo tempo non c'è stata storia, ci hanno schiacciato, hanno sbagliato un paio di gol. Abbiamo reagito solo gli ultimi 10 minuti dove il portiere ha fatto due parate, un pareggio che forse non sarebbe stato neanche giusto. Quindi dobbiamo leccarci le ferite, dobbiamo capire che se giochiamo senza la voglia che usano gli avversari, non partite ne vinciamo poche. Una cosa voglio dire, perché è giusto dirla, l'ho detto prima ai dirigenti, ogni volta che veniamo qua abbiamo sempre un'accoglienza di un certo tipo, con i dirigenti e con tutto, è una società veramente dove fa piacere andare a giocare e non se ne vedono tante, e questa è una cosa che voglio rimarcare perché qua ci troviamo sempre molto bene. Na, na, la sviolinata. Cioè, sei sempre il solito, sei. Sviolinata? Ma sviolinata cosa? Ma scusami, ma l'ha detto lui, non è sviolinata. No, vabbè, ma sei scottetto di sentire queste parole. Ma scusami, ma la gente secondo te viene ai microfoni e dice quello che pensa o... No? A volte però, sì. Male però. So. Vorrebbe dire delle cose, a volte sì. Volte... Ascoltami, ma una curiosità, dimmi. Ma aveva ragione Matteo Labella o vai con Nino? Perché mi sembra, settimana scorsa il Modenese aveva scherzato sul Tigre che faceva le interviste con la giacca invernale, no? Due settimane fa, con 40 gradi, 30 a Baveno. Ieri ho visto Michael in maglietta e Matteo col piumino di una nota marca, non diciamo quale. Allora, voglio trovare una giustificazione. Michael era ancora caldo dall'enfasi della partita. Matteo sta in tribuna, la tribuna Domodossola è all'ombra. Democristiano. Non lo so. Chi aveva ragione, Roby? Ma lui è troppo ruffiano. Cioè, a Varzo, praticamente, no, fosse venuto a Varzo. Faceva freddo. Veniva con i guanti, la cuffia. Hai sentito cosa ha detto? A Varzo faceva freddo. A Varzo era Domodossola freddo. E Varzo fanno 10 km. Quindi 51 la bella, 49 Michael. No, quanto è ruffiano lui, però. Mamma mia. Lo facevo più. Mamma mia. L'ho visto carico oggi, da subito. Bravo, Luca. Allora, andiamo in pubblicità, poi torniamo qui a dire tanti per dire tra poco. Rieccoci dunque dopo la pubblicità, prima di affrontare ancora il tema relativo, anzi no, te la faccio subito la domanda Roby, va? Visto che lui dice mette pressione al Briga, va? Se non fossi sulla panchina della Varzese, su quale panchina sceglieresti di sederti in promozione per vincere questo campionato? Facciamo così, va? Bella domanda, ma non so se andare da Mike e dirgli ti faccio il secondo... O da Ivan e gli ti faccio il secondo a Sottini. No, sono due ragazzi che conosco. I derby vanno io e dopo, vedi davanti a tutti tu. No, però sono due belle panchine, dai, due belle società, Domo e Baveno, siamo onesti. Poi siamo... Baveno, io e Domo, ha detto che siete la favorita insieme al Baveno. Ti ha messo un po' di pressione. La Varzese deve vincere il campionato di prima categoria, no, non c'è pressione, ma cioè, quando si parla io dico sempre io, ma con Mike, sento Mike, ma meno Ivan, male. Lo conosco, se devo dire le cose dico secondo me sono due buone squadre, ottime squadre, due buone rose, quello che vogliamo, ed è giusto che secondo me loro puntino
al massimo. Allora, poi, faccio un'altra domanda per mettere in difficoltà, Roby. Non toccarmi il Torino, però. No, non c'è il Toro qui. Hai detto prima, a tutte e due la faccio, e poi ci vediamo la briga. Lui ha detto l'1% in più del valore tecnico. Ok, umano. Umano, sì, del valore tecnico della squadra. Incide l'allenatore. Qual era il migliore allenatore della promozione? Quello che può incidere di più di quelle che voglio vincere il campionato. Io... Ne scegli uno. Mi piacerebbe fosse Michael. Michael Nino? L'ho scelto io. Voilà. Se non fosse lui, così almeno sei... Se mi fai una domanda dovrò un po' dirmi se non fosse lui. Oh, mamma, perché era ovvia la tua risposta. Se adesso ci penso ti rispondo. Dai, ti faccio vedere il tuo amico Briga, il mio ci amico Daniele. Pensare. Ecco, così almeno guardi il Briga, che secondo te è la grande favorita, e ci pensi. Il Briga. Seconda vittoria consecutiva per il Briga di Zanardi, che supera per 4-1 la Furgol Valdengo. Il primo sussulto del match al secondo, e Renolfi con una conclusione da distanza a dare il via alle ostilità. Al nono si sblocca la situazione, azione insistita dei padroni di casa con il giovane Cristian Beltrami, classe 2006, bravo a ribadire in rete. Briga vicinissimo al raddoppio, angolo di Renolfi dalla destra per Rogola che di testa manda a lato. Al 26esimo controllo e tiro d'applausi di Cristian Beltrami, Gavioli si allunga e respinge. La prima mezz'ora è un monologo della squadra di Zanardi che con Tuvil si divora letteralmente il gol del 2-0. Ancora Briga da Clausi a Bianchi, Gavioli superlativo tiene a galla i suoi. In finire di tempo sale in cattedra Capetta, prima devia in calcio d'angolo il diagonale di Badan, poi sul seguente con risponde da campione al colpo di testa di Panariello. Nella ripresa al terzo arriva il pareggio degli ospiti, cross di Secca, testa di Panariello e l'1-1 è cosa fatta. Due minuti dopo Mancuso a terra in area di rigore, Tuveri, rigore netto che Asole trasforma. Al nono D'Asole va circa e il Briga si porta sul 3-1. Briga che va vicinissimo al poker, D'Asole a Renolfi che sotto porta manda alto sopra la traversa. Alla mezz'ora azione alla mano dei padroni di casa, la conclusione finale di Clausi termina sul fondo. Al 36esimo da Renolfi a Rogola, diagonale d'applausi per il 4-1 finale. Stava facendo la cantilena Luca, certo. Bacirca, Asole, Renolfi, Rogora. Infatti, quelli sono gol che in promozione fanno tutti. Chi non fa quei gol in promozione? E qua c'ha ragione però. Scusami. Infatti hanno questi giocatori, guarda che azioni, guarda che gol. Questo è una sintesi, no, della partita? Sì. Giusto? Te la do così almeno. C'era anche l'altra squadra, ha fatto un'azione anche l'altra squadra? O non l'hai fatta vedere? No, ne ha fatte poche. Ah. Vabbè, ho capito che hai messo il carico da 90. Ma non metto carichi da 90. Sono ragazzi che anni che vedo sui campi con diversi allenatori e guarda che gol e guarda che prestazioni che fanno. Ascoltami, ma è vero che... Allora me l'hai detto l'allenatore prima di andare al servizio? Sì, a me piace Fusero. Anche perché l'ultimo... Adolfo mi piace. Anche perché il penultimo campionato vinto dalla Juve Domo lo ha vinto Fusero. Il penultimo, perché l'ultimo l'abbiamo vinto a pari merito, sì. No, ho capito, perché nel senso che l'aveva vinto lui quel contro a... La promozione. Ad Alice Castello 0-3 l'ultima partita. Sì. E poi l'altro l'avete vinto ai... Brando in eccellenza. Pari merito col Borgaro. No, quando siete poi usciti, io dico di promozione ai playoff contro il Trino, mi ricordo quella volta lì. Sì, ma Castello. Abbiamo vinto il campionato. No, eravate arrivati secondi, terzi, che poi avete fatto quella infinità. Abbiamo fatto i playoff lunghissimi. Sì. Col Trino, l'ultima partita, se non ricordo male. Vinta a Domo, l'ho vista quella partita. Sì. Abbiamo pagato anche la recinzione. Me la ricordo. Mi ricordo questa storia qua. Avete battuto il Verbania prima, mi sembra? Adesso le partite non me le ricordo. Sì, i playoff... Mi ricordo che... I playoff dei campioni di promozione avete battuto il Verbania a Domo, se non ricordo male. Sì. E poi... Però non era un campionato vinto, i campionati vinti sono vinti, sì. Quelli sono playoff. Però Adolfo non, cioè, guarda cosa ha vinto negli anni,
quanto ha vinto in qualunque categoria. Meritava forse un'altra carriera? Beh, io lo invidio, che io non invidio mai niente, perché non sono il tipo, però ha vinto tanto, sai, ogni anno lui porta sempre a casa il risultato. È bravo. Meritava un'altra categoria? Non lo so, non ti so un'altra rispondere. Non lo so, alla fine... Che l'eccellenza non l'ha mai fatta. Ha fatto anche lui delle scelte, eh? Sì. Probabilmente avrà avuto anche delle proposte, non ti so rispondere. Perché l'eccellenza secondo me non l'ha mai fatta. Quello che ti posso dire io è che le squadre di Adolfo mi piacciono. Mi piacciono, sono squadre che vanno in campo, magari anche sulla carta meno forti delle rose avversarie, però fare punti contro una squadra di Adolfo è sempre difficile, sempre. Perché sa leggere la partita, perché mette a suo agio i giocatori. Perché basta dire una cosa, è bravo. È un bravo allenatore. È bravo, quando uno è bravo bisogna dirglielo. Conosce il calcio ed è un bravo allenatore, certo. Io dico che è una brava persona. Sì, sì, forse. Assolutamente. Io parlo, dico, per me è una brava persona, è un bravo allenatore e lo merita. Quante brave persone ci sono nel mondo del calcio? No, tante, perché dici questo? No, no, ma non ti ho fatto la domanda mica polemica. Ma non tu se vedi la polemica. No, no. Secondo me ci sono tante brave persone, poi c'è qualcuno che fa ci mancherebbe altro, siamo in questo mondo, ci mancherebbe altro. Sì. Ci siamo anche scornati, io e lui nel senso... Adesso siamo morigerati, secondo me negli ultimi anni è diventato più morigerato, più tranquillo. No, no, è sempre lui. Però io dico che ti devi scontrare con le persone. Quei 90 minuti sono a parte. Vedi delle cose che... Ma sì. O senti delle cose. Però è lì l'intelligenza della persona è capire che una volta è finita la partita è finita, basta. Sì, sì. Sai che invece Luca è una piacevole sorpresa in televisione, perché sai, ci sono degli ospiti che vengono e rispondono, sono tranquilli, hanno un po' di soggezione. Lui è già venuto l'anno scorso, già la terza volta che viene Luca, sì. Sì, forse sì. Negli ultimi due anni. E lui è carico, è uno di quegli ospiti che mi fa ridere, mi piace perché mi diverto. Non capita sempre divertirsi, no? Perché ci sono invece con Luca le trasmissioni mi diverto. Perché interpreto così il calcio? Deve essere divertimento, perché altrimenti c'è già la vita di tutti i giorni che spesso... Sai che sono quelli ingessati? Vedi, quella roba no, lì io non sopporto non quando mi sento... piace. No, sai cosa a me non piace? Perché secondo me qualcuno si dimentica che siamo dilettanti. No, io non sopporto quando c'è un'intervista, quando iniziano a parlarmi di 4-4-2, 4-3-3, non abbiamo fatti le diagonali. Giuro, guarda, non ti dirò mai il nome di quell'allenatore, ma gli ho sentito dire di... transazioni, che poi lo sai, io ci capisco poco, non sono un tecnico, transazioni passive, transazioni e ho detto mamma mia che fortunati che sono questi, sono in promozione con noi e hanno un allenatore così preparato. Non è vero che me l'aveva detto prima, non è vero che me l'aveva detto, però quando tu hai detto transazioni adesso ho capito tutto. E siccome a casa l'hanno capito quasi tutti. Davvero? Sì, sì, sì. Ma sì, io sì. Non ho fatto nomi, però. No, no, però l'hanno capito tutti. Vabbè, allora, prima di vederci la partita dell'Omegna, di cui abbiamo già parlato di Fusé, parliamo anche della prima categoria, no? E in questo senso, ieri avete fermato il Trecate sull'1-1. È un Trecate che può vincere questo campionato, Roberto? Beh, io il discorso mi ricollego quando parliamo della promozione delle squadre che ho affrontato insieme all'Union. Sono le due squadre per adesso che ho visto più quadrate, che possono tranquillamente giocarsi la vittoria del campionato. Questo sì. E poi è un po' presto perché secondo me ci sono squadre tipo Cannobbio, cioè il Villa stesso, ci sono altre squadre che possono dire di puntare a vincerlo, però dopo 8 giornate mi sembra. Di quelle che ho visto però è stata un'ottima squadra. Quanto vi sorprende vedere Bagnella che... terza vittoria di fila, quota 9, e domenica c'è il big match, un Gravellona San Pietro Bagnella che potrà dire tanto sul campionato, sulle ambizioni di entrambe. Quanto vi sorprende vedere il Piedi Molera a quota 4? Io oggi ho sentito la società che mi ha ribadito assolutamente che non c'è minimamente in discussione Mister Poma, piena fiducia in lui, però è chiaro che vedere il Piedi Molera lì a 4, terzultimo, fa un po' effetto, Luca e poi Roby. Allora, ti dico sorprendere, una parola grossa, perché nel calcio non c'è niente di scritto. Sta succedendo la stessa identica cosa in eccellenza. E chi mai avrebbe pensato in eccellenza di vedere alcune squadre in difficoltà così in classifica? È difficile perché comunque penso che anche vedo, da quello che vedo, anche quest'anno hanno cambiato tanti giocatori
è comunque difficile perché anche in prima categoria c'è la regola dei giovani e io parlo per esperienza personale, quando un giovane lo conosci perché gli hai visto fare un po' di anni nella tua squadra, sai cosa puoi chiedergli e sai cosa può darti. Purtroppo tutti gli anni vedo che a Piedimulera cambiano tanti giovani e magari un anno ti può andare un po' bene, magari un anno ci vuole più tempo perché i giovani sbagliano come sbagliano i vecchi, ma magari il giovane sbaglia due volte e quindi ci vuole un po' più di pazienza. Ti dico la verità, mi sorprende di più vedere il Bagnella in quella posizione di classifica. Se ti devo dire cosa mi sorprende la prima categoria, sono più sorpreso a vedere un Bagnella a 9 punti. Perché ha una rosa diversa. Però ne avete 3 di fila adesso. Ho capito, però ne aveva sbagliate 3 di fila. Sì, sì, sì. Roby, poi ci sentiamo, prima di vedere Omegna che se ci abbiamo anche l'interista del Briga. Beh, premetto che guardando la classifica mi ero dimenticato dell'Ornavasso, che sta facendo un buon campionato, ha la squadra, però non avendogli ancora giocato contro, tu mi hai fatto una domanda, io ho incontrato Union e Trecata, quindi ti rispondo per loro. Sul Piedimulera mi dispiace, perché è un discorso anche di squadra della zona, sappiamo tutti quanto fanno per il calcio la famiglia Tomola, per quanto negli anni la società Piedimulera ha fatto e sta facendo, non è che non può tirarsi, cioè diciamo, all'ottava giornata può ancora cambiare la rotta. È brutto vederlo lì, però dopo 8 partite secondo me devono fare un esame. Beniamino l'ha detto settimana scorsa, Beniamino nell'intervista è stato chiarissimo. Qualcosa... Quindi dobbiamo guardarci dietro per stare alla salvezza, questo è l'obiettivo. No, il problema è che quando parti con un obiettivo e ti trovi a lottare in una zona diversa, fai doppia fatica. Noi siamo partiti per salvarci, sappiamo cosa dobbiamo fare tutte le domeniche. Sai qual è il problema? Secondo me sconta anche una cosa al Piedimulera. La disabitudine alla prima categoria, perché io facevo, sono 10 anni che non fa più la prima categoria, sì. Perché ha fatto un anno di eccellenza però, e 8-9 anni. Però posso dirti una cosa? Sì. Quando ha fatto la prima categoria, vai a vedere la rosa. Certo. Allora, e con tutto il rispetto che ho dei ragazzi che giocano lì e di quelli di Poma che allenano, io ho rispetto di tutti, però se vai a vedere i valori della rosa, sì. Allora torniamo al solito discorso di prima. Poma, un allenatore competente, però bravissimo. Non c'è l'abitudine nella categoria della società che era 10 anni che non faceva la prima categoria e anche, tutto, anche di Poma che non l'ha mai fatta, cioè l'ha detto quando è venuto. Cambia tutto. Certo. L'ho detto prima, è un altro sport. Sì, hai ragione, è un altro sport. Invece andiamo a sentirci i tuoi amici del Briga. Sentiamo. Mister, seconda vittoria consecutiva al termine di una prestazione altamente convincente. Sì, sì, oggi abbiamo fatto bene, siamo contenti. Vuol dire che insomma piano piano cominciamo a conoscerci e siamo contenti della prestazione, è andato tutto bene oggi. Bravi a trovare subito il vantaggio dopo aver subito il gol del pareggio e poi bravi a continuare a non mollare la presa. Sì, bravi, esatto, dopo aver preso il gol, però il gol l'abbiamo preso, quindi questo è un calo di tensione, può essere un episodio, però abbiamo dormito, abbiamo commesso degli errori. E queste cose in questo momento ci possono anche compromettere poi la partita. Però la reazione c'è stata subito, siamo stati bravissimi e fortunati a trovare subito 2-1 e poi non abbiamo più commesso errori, la tensione è salita e la partita è andata bene. Oggi avevi in campo una rosa giovanissima, la tua fascia destra composta da un 2007 e un 2006. Secondo me hanno giocato tutte e due un'ottima prova. Sì, sì, hanno fatto benissimo, questo anche domenica scorsa. E sono due ragazzi che meritano, noi non guardiamo l'età, oltretutto uno è proprio del vivaio qua, quindi doppia soddisfazione, però l'atteggiamento e la prestazione è di tutti, contando anche quelli che sono entrati e quelli che non hanno giocato. Quindi siamo contenti, però ripeto, siamo solo all'inizio e quindi bisogna continuare, bisogna dare continuità a queste prestazioni per dire che siamo sulla buona strada. Domenica un test importante, trasferta a Trino. Assolutamente, non sono frasi fatte ma tutte le partite sono importanti, mi sembra che sia veramente come dicono tutti un campionato di grande equilibrio, lo dimostra anche oggi, che voglio dire poi la partita è andata in un certo senso, gli episodi sono girati a nostro favore ma comunque abbiamo trovato una squadra organizzata che in più momenti della partita ci ha messo in difficoltà, quindi non bisogna abbassare la guardia, si va a Trino convinti insomma delle nostre possibilità, delle nostre qualità. Partita difficilissima, come lo dicono tutti, su un campo importante, però andiamo a giocarla e vediamo quello che esce. È una partita che loro hanno giocato meglio di noi, un avversario forte, lo sapevamo, noi siamo una squadra molto giovane che cerca di stare in campo, ci abbiamo provato, abbiamo pareggiato la partita, nel momento in cui l'abbiamo pareggiata probabilmente
li abbiamo fatti arrabbiare e quindi poi va bene, abbiamo preso gol su una rimessa laterale che doveva essere battuta un po' prima perché stavamo parlando con l'assistente. E va bene, poi però c'è stato rigore sacrosanto, hanno giocato meglio di noi, sono di un'altra categoria rispetto a noi, hanno vinto, gli facciamo i grossi complimenti e noi cerchiamo di lavorare. Noi abbiamo finito con 8-9 giovani tra il 2004 e il 2005, questo è il percorso che sappiamo che vogliamo fare, lo stiamo facendo in maniera secondo me ottimale e quindi che questi ragazzi crescano, poi in base a come crescono vedremo dove siamo in classifica. Adesso domenica il campionato continua, ricevete la Dufour, questo percorso di crescita passa da queste partite. Assolutamente sì, vi dico, abbiamo vinto in casa col Casale, quindi ci siamo trovati in una posizione che magari è anche un po' spaventato quando l'hanno messo così il Varallo, un'altra formazione che quest'anno secondo me farà un buon campionato. Noi dobbiamo mettere a posto qualcosa perché poi ci siamo un pochettino disuniti e questo non deve accadere. Però lavoriamo, arriva il Varallo, quando mancheranno, è ancora lunga, mancheranno 5-6 partite alla fine del campionato, allora potremo capire che tipo di percorso hanno fatto. Se i bambini, con loro lo dico, diventano, concedete il termine, fighi in fretta, allora il Valdengo avrà fatto qualcosa di importante. Se loro si spaventano, noi abbiamo il dovere di non farli spaventare, di guardare il campionato con tanto entusiasmo che è quello che c'è bisogno. Dunque andiamo anche a vedere l'Omegna, sconfitta 4-2 della Chiavazzese, una Chiavazzese in grande risalita nelle ultime giornate. Vediamo. Pesantissima sconfitta per l'Omegna, la prima alla Liberazione, che cade sotto i colpi della Chiavazzese. 2-4 il risultato finale a favore della squadra ospite e punteggio che parla da solo, anche perché le due reti dell'Omegna arrivano quando ormai i giochi sono fatti. Ci vuole un po' prima di vedere una conclusione a rete, poi al 17esimo Progni prende palla in posizione laterale, si accentra e prova un sinistro che si perde alto sopra la traversa. La partita non decolla, il gioco si sviluppa prevalentemente a centrocampo senza che nessuna delle due squadre prenda il sopravvento. Poi al 30esimo la Chiavazzese trova lo spunto per sbloccare il risultato. Palla dentro per Damas che la smorza per Andreotti. Poco più che un calcio di rigore in movimento per il giocatore rossoblu che piazza la sfera alle spalle di Borella. L'Omegna accusa il colpo e al 36esimo la formazione ospite raddoppia con un gran destro a girare di Sabin che si infila sotto l'incrocio dei pali. In avvio di ripresa, dopo appena 3 minuti, la Chiavazzese cala il tris ed è ancora Sabin, che si presenta solo davanti a Borella, a trovare la rete che chiude di fatto una gara che vede un'Omegna spenta e assente. La formazione ospite dilaga e all'11esimo le reti della Chiavazzese diventano 4 con Bolosso che scavalca Borella con un sombrero, poi insacca nella porta rimasta sguarnita. Purtroppo in tribuna gli animi si scaldano e vola qualche parola di troppo che rischia di andare oltre. Brutti momenti che non si vorrebbero mai raccontare e che invece si verificano ancora. La tensione si sposta poi fortunatamente di nuovo sul terreno di gioco, anche se la partita ormai ha ben poco da dire. Al 36esimo Montani realizza il gol della bandiera dell'Omegna raccogliendo un traversone di Ottina dalla destra e battendo al volo il portiere rossoblu. All'ultimo dei 4 minuti di recupero Progni iscrive anche lui il proprio nome nel tabellino dei marcatori. Serve solo per la statistica ed è troppo poco per un Omegna che incassa nella classica domenica storta. Stavamo anche parlando perché volevamo il servizio dell'Omegna relativi ai bandi, no? Perché è un tema molto molto caldo che sta animando il dibattito politico omegnese, quello dei bandi. Voi con lo stadio siete a posto? Sì, noi siamo a posto, noi paghiamo l'affitto e siamo a posto. Va bene il canone o... Se va bene al presidente va bene anche al dirigente, scusami. Ognuno ha i suoi ruoli. Certo, va bene a Varzo? A Varzo sì, dai, tutto un pochettino più piccolino, tutto comodo. Sì, è no camp di Varzo. Eh? È il no camp la sua. Comunque Daniele, la Chiavazzese è una buona squadra, noi ci abbiamo giocato contro. Sono d'accordo con te. E il risultato... Abbiamo vinto 2-0, abbiamo fatto due bei gol, abbiamo fatto una buona prestazione, ma la Chiavazzese è una buona squadra, gioca anche un bel calcio. E poi Sabin è un bel giocatore. Ma non solo Sabin, eh? No. Sono due ragazzi argentini che fanno un bel pressing a centrocampo, uno in difesa e uno a centrocampo. Non mi dispiace, è una bella squadra. Adesso un po' di carico anche la Chiavazzese, le interviste di Omegna Chiavazzese. Una domenica storta, ci può stare, sarebbe meglio di no, però possiamo proprio dire una domenica storta. Dopo 6 giornate.
Una domenica in cui non siamo entrati con la testa giusta in campo e i risultati si sono visti. Oltretutto, nonostante quello che non abbiamo fatto, la grinta, la cattiveria che non abbiamo messo in campo nel primo tempo, siamo entrati in campo nel secondo tempo, una partita che si poteva benissimo riaprire, invece l'abbiamo fatta chiudere dopo un minuto. Quindi direi di positivo che sono entrati tanti giovani nel corso del secondo tempo, che siamo riusciti comunque a concretizzare un paio di situazioni, però diciamo che le partite che dobbiamo fare per quello che è il nostro campionato devono avere un'interpretazione diversa. Ecco, quello che ci si aspettava, come hai giustamente sottolineato, è probabilmente un altro approccio, soprattutto nel secondo tempo, anche perché immagino quali possono essere state le tue parole tra il primo e il secondo tempo. Le parole del primo e secondo tempo erano solo quelle che dovevamo stare più tranquilli e stare più compatti all'inizio del secondo tempo, perché sapevamo che comunque la partita c'era la possibilità di andarla a riaprire. E invece non è quello che abbiamo fatto, e quindi quando sbagli, quando non interpreti la partita nel modo giusto, con tanti errori come abbiamo fatto noi, il risultato è quello. Tre punti importantissimi, meritati, lo ha detto anche Adolfo Fusè. Io ho visto che si è arrabbiato alla fine per i due gol che avete subito. È un po' un controsenso, però dimostra quanto ci tenga a far bene. Esatto, perché noi abbiamo preparato la partita dove stiamo patendo un pochettino la fase difensiva, abbiamo preso troppi gol, e quindi oggi per come si era messa sul 4-0 posso ancora accettare il 4-1, ma il 4-2 no, perché era finita, non ha più senso. Lomeni ha fatto la sua gara, ma gli ultimi 10 minuti non ci credevano giustamente più, e quindi non devi prendere gol quando l'avversario non ci crede più. Questo mi ha fatto arrabbiare, però mi prendo i tre punti che ne avevamo tanto bisogno. Stiamo lavorando tanto, abbiamo avuto mille difficoltà nella fase iniziale, ci stiamo riprendendo e speriamo di fare il campionato che meritiamo di fare per quello che stiamo lavorando. Ecco. Può essere quello di oggi il punto di partenza? Non lo so, lo spero, lo pensavo fosse a Briga, invece poi siamo di nuovo scivolati. Adesso oggi non dobbiamo più commettere lo stesso errore, dobbiamo riuscire a essere consapevoli di chi siamo, crescere in fretta. Abbiamo tanti giovani che sono ottimi giocatori, ma hanno bisogno di crescere mentalmente, e secondo me possiamo partire da oggi, ma domenica arriva Città di Baveno. Ah, sarà una bella partita Chiavazzese-Baveno. Secco, pronostico, Chiavazzese-Baveno. Se sta bene Sarri, gioca Sarri, vince il Baveno. 2-2, va bene. Questo è il vostro pronostico. Prima ho fatto firmare simbolicamente, ma non l'hanno firmato, in bianco a Leonardi e a Fiorito sulla posizione in classifica dell'Accademia e del Gozzano. Tu Roby, immagino che tu possa firmare per la salvezza della tua Varzese. Firmo subito per la salvezza, subito. Cosa può fare la differenza per centrare questo obiettivo? No, è difficile, cioè ci sono, a parte che secondo me si è alzato un po' il livello della prima categoria, c'è qualche squadra in più rispetto agli altri anni, e noi il discorso che paghiamo è la posizione a Varzo, sono tutti ragazzi di Varzo o che giocano a Varzo nel settore giovanile o comunque che sono lì da qualche anno, quindi puntiamo su quello, che è una bella cosa, perché secondo me poi alla fine in prima categoria sono delle cose che incidono sulla partita da parte dei ragazzi, questo attaccamento alla squadra del paese. Ecco. Poi dire che ci salviamo bene o male sarà il campo a dirlo, questo come sempre, faremo il possibile, però nelle prime partite vedo che i ragazzi fanno il massimo, quindi più di questo non posso chiedere. Tu per cosa firmi? Un posto nei playoff. Siamo convinti di dar seguito a quello che ti avevo detto qualche anno fa, che noi chiamiamo progetto. Abbiamo messo lì un allenatore che conosce i nostri giovani, con i nostri giovani sta lavorando bene, le prestazioni dei nostri giovani stanno alzando. Abbiamo inserito, Daniele è stato bravo a inserire quel qualcosa che ci dà il surplus, e quindi sono straconvinto di poter firmare per una posizione in playoff. Sarà Cabrini determinante, perché mi ha messo giù sedili al palazzetto, quindi ho detto che l'avrei pompato in trasmissione. Ringrazio Luca Lepiani, grazie Luca. Grazie a te e ai tuoi telespettatori. Grazie Roberto. Grazie Dani, grazie a tutti. Anteprima Dilettanti per Dire, tornano lunedì prossimo.